I'm seeing is grey, and all I know is I've been dragged down again. I won't linger no more, been too long in my storm. I'll rise up and embrace the silence and let peace find me again. Cause all I'm seeing is grey, and all I know is I've been dragged down again. La 26esima edizione organizzata dall'Old Rugby Messina, che quest'anno aggiunge una parte anche sociale, una parte sociale, una raccolta fondi a favore di una onlus che poi andremo a visitare nel pieno appunto della propria attività di proselitismo per questo progetto con EIEV Noi Ci Siamo. Ma intanto cominciamo a vedere, a presentare le formazioni e i tecnici con i propri bambini che fanno parte appunto di questo torneo, che sono la vera anima e speriamo il futuro di questo movimento importante, che a Messina rappresenta una tradizione non da tutti conosciuta, però una storia di tanti uomini e adesso da un po' di anni anche donne che hanno detto la loro nel panorama messinese, malgrado le difficoltà degli impianti storiche. Adesso finalmente questa struttura, ancora non completata, per la quale le società e l'Old stesso si battono per cercare appunto il completamento della stessa struttura. Ma intanto abbiamo questa e con questa lavoriamo ogni giorno. Tecnici appassionati, ex rugbisti, volenterosi di dare continuità a questo sport che per chi ci crede, e siamo in tanti, è una vera e propria tradizione. E dicevo prima, dal rugby femminile, che negli ultimi anni, insomma, ormai da dieci anni e anche di più, dà il proprio contributo al movimento, lo dà attraverso una squadra, lo ha dato attraverso una squadra che addirittura è arrivata alla finale scudetto, e ha creato naturalmente personaggi che oggi rappresentano nel panorama regionale e anche nazionale questo movimento. Per questo adesso andiamo a vedere all'opera forse la maggiore esponente storica del movimento femminile, Giuliana Campanella, nazionale della squadra femminile, al suo palmarès convocazioni importantissime, risultati importantissimi da giocatrice, ora responsabile in Sicilia del movimento femminile. Gli chiediamo in questo momento forse troppo, rinviamo due battute, forse in questo momento sono troppo, perché sta appunto iniziando la prima fase di questo torneo, per cui è impegnata, la vediamo all'opera, rinviamo appunto qualche battuta dopo. Ecco subito la prima meta. Il rugby ormai ha un riconosciuto valore educativo per alcuni paesi, per i paesi anglosassoni da sempre, ma ora anche per la scuola italiana, grazie all'immagine del Sei Nazioni, da quando l'Italia fa parte di questo importantissimo torneo che coinvolge appunto i paesi anglosassoni, la Francia e noi Italia, certamente il livello di gioco è salito, ma soprattutto il livello di diffusione. Oggi c'è una grande richiesta di rugby femminile, perché gli si riconosce un valore educativo enorme, e ormai nelle scuole si accettano progetti che provengono appunto dalla federazione. In questo Giuliana, come gli altri, per questo stanno facendo un grande lavoro. Ecco, vedo il fiduciario provinciale dall'altra parte del campo, Riccardo Solano, e ho il piacere appunto di chiedergli qualche battuta per questo nostro
Riccardo Solano, dicevo, fiduciario provinciale della federazione, un'occasione col torneo dell'Immacolata di avere una ripresa sul nostro campo e finalmente ci apriamo alla città, al nostro movimento, ma non solo il fiduciario della federazione, presidente di una prestigiosissima squadra e società che tra l'altro soprattutto nel mondo dei ragazzini lavora tantissimo. Una battuta, Riccardo, ex giocatore, ex mio compagno di squadra, e allora grande piacere a essere oggi qua, dici? No, intanto l'occasione soprattutto per i bambini a cui viene fornita l'opportunità di giocare, di confrontarsi con i loro coetanei. Certo, diciamo, il manto non è dei migliori, il terreno sicuramente potrebbe essere potrebbe avere sicuramente delle migliorie importanti. Stiamo lavorando, vediamo di ottenere risultati più tangibili in futuro. Infatti, come dicevo prima, un grande impegno della società, ma le società sono gli uomini, Riccardo è uno di questi uomini, quindi un grande impegno per il nostro futuro. Come lo vedi il movimento? Lo vedi in crescita anche in una situazione complessiva dello sport messinese? Come vedi il nostro movimento? Il movimento sicuramente è in crescita, in questi ultimi anni sicuramente ci sono state diciamo linfe nuove che hanno apportato al movimento rugbistico un forte impulso. Certo, difficoltà dal punto di vista economico per il reperimento degli sponsor, difficoltà dal punto di vista degli impianti, però il rugby messinese ha una forte tradizione e cerchiamo di portarla avanti con tutte le difficoltà del caso. La federazione regionale risponde bene nei confronti di questa isola Messina che ha rappresentato negli anni per il rugby siciliano certamente tanto, ma adesso i rapporti con la federazione e quindi il futuro all'interno della federazione e la federazione nei nostri confronti, che mi dici rispetto a questo? Diciamo che il comitato regionale poi alla fine è formato da uomini, quindi ognuno nelle sue funzioni cerca di dare il proprio contributo. In questa avventura che mi accingo a vivere, perché il 21 novembre sono stato eletto consigliere regionale, cercherò anche io nel mio piccolo di dare il contributo al rugby messinese. Allora, auguri per il duplice ruolo, è meglio così, meglio essere ancora più rappresentati in seno alla federazione. Grazie. Piero Broccio, anche lui rugbista storico messinese, anche lui appassionato di rugby, anche lui un lavoratore di trincea. Adesso ci racconta del suo progetto che negli ultimi anni sta portando avanti in un luogo della periferia messinese e anche lui per il rugby. Allora Piero, raccontaci brevemente del tuo lavoro e di quello che stai facendo. Ma abbiamo iniziato in una zona, per così dire, vergine dal punto di vista rugbistico, nel senso che lì il rugby non è mai esistito, parlo della zona di Messina Sud, e abbiamo iniziato con la collaborazione della parrocchia San Giovanni di Santo Stefano Briga, che abbiamo, colgo l'occasione per ringraziare, e abbiamo iniziato presso l'oratorio di Santo Stefano Briga e ci siamo poi aggregati anche ad altre realtà sempre della zona sud di Messina, quale Bordonaro e ultimamente anche Giampilieri, e così si è creato un gruppetto, diciamo, abbastanza consistente che ci ha consentito di svolgere un'attività che è un gioco di squadra, non si gioca uno contro uno, si gioca tanti contro tanti e quindi i numeri servono. Stiamo cercando di portare avanti nel modo migliore possibile questo progetto, appunto, che prevede anche un po' coinvolgimento delle famiglie, far capire alle famiglie che è un'attività bella, un'attività che si fa in compagnia, che non è uno sport come si può pensare pericoloso, che è uno sport che ti insegna valori, che ti insegna regole, che ti insegna a stare insieme agli altri. Quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare e nel modo anche più, voglio dire, vicino alle famiglie, nel modo più vicino alle famiglie, nel senso che si cerca anche di non spendere troppo, di fare in modo che le famiglie possano aiutare i ragazzini a svolgere questa attività. Bene, grazie per il tuo contributo, grazie per quello che fai, ci spostiamo, andiamo ancora avanti nel nostro tour di
all'interno di questa splendida struttura che oggi è veramente un dono della natura, stare qui l'8 dicembre in un contorno così naturale, in una giornata di sole che solo la nostra terra ci può regalare, una grande festa dello sport. Vedo più avanti Tito Ciccio, uno dei giocatori più importanti della nostra città. Intanto riprendiamo ancora la collaborazione, ecco perché sì, l'individualità esce da un gioco di squadra, quindi prima qualcuno che ha recuperato il pallone e poi il numero 25 che utilizza il lavoro degli altri per fare meta, quindi la collaborazione innanzitutto. Dicevo prima Tito Ciccio, giocatore fra i più importanti che la nostra città ci ha regalato, che non gioca più ma che, come è giusto che sia e come è normale che sia, rimane sempre, quando sente il fiuto della palla ovale non può mancare a testimoniare la propria presenza. Tito, ancora nei campi da rugby, ancora con il piacere di stare in questa manifestazione. Abbiamo finalmente la possibilità di aprirci e di fare conoscere il nostro mondo alle televisioni e quindi alla città. Un pensiero per questa giornata e per questa manifestazione che l'Old sta organizzando ancora una volta per la 26ª edizione. È sempre un piacere vedere tanti ragazzini sul campo, ti fanno tornare giovane. È sicuramente uno spettacolo molto molto bello e interessante per lo sport in generale e il nostro in particolare, e quindi fa sempre piacere stare in queste situazioni. Tu che hai giocato in nazionale, hai giocato in Serie A nel Mediolanum, quindi in una fra le più importanti squadre e società di quel panorama in quegli anni, ma non puoi fare a meno, quando sei in città, ormai lo sei sempre in città, ma anche quando eri fuori, mi ricordo una passeggiatina al campo la facevi sempre. Che cosa ti tiene legato ancora oggi a questo sport? Che cosa non puoi dimenticare? Per essere qua qualche cosa ci deve, su un legame forte. Ma io ho avuto nella fortuna che questo sport poi diventasse il mio mestiere, quindi sono il responsabile tecnico dell'Accademia Federale di Catania e il tecnico della Nazionale Femminile, quindi sono sempre sui campi, come è un'occasione in più per starci ancora. Quindi un legame che ti lega a doppia maglia, e il movimento da un punto di vista tecnico, il movimento siciliano rispetto a qualche anno fa, rispetto al periodo in cui tu giocavi, come lo vedi, come sta crescendo? Ma rispetto al periodo in cui giocavo io è cresciuto veramente tanto, può crescere ancora tanto, i potenziali sono veramente enormi, vanno risolte delle problematiche, a iniziare dalle strutture, ci vogliono campi più adatti, diciamo così, e va bene il campo ma deve essere ancora più adatto per il gioco del rugby e per regalare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, una situazione idonea. Con queste situazioni, con ristrutturazione dei campi, così la Sicilia potrebbe fare un balzo veramente importante in avanti. Abbiamo appena appreso da qualche giorno che c'è un'attenzione rispetto a questa cosa, sembra che ci sia un contributo per il completamento dei campi. Noi che abbiamo giocato all'Arsenale in condizioni veramente precarie, siamo stati e siamo contenti di avere oggi una struttura tutta per noi, però come dicevi prima il completamento sarà importante. Sì, il fondo del terreno è prioritario rispetto alla tecnica e alla incolumità dei ragazzi. Il fondo per fortuna non è l'Arsenale, va sicuramente migliorato, e questo, speriamo che questo stanziamento e questo progetto vada a buon fine e al più presto, perché abbiamo urgenza in questo, e che è sicuramente, una volta finita l'opera, darà un contributo alle società veramente importante. La partita che è in corso è fra Messina in maglia a scacchi gialla e nera e dall'altra parte il CUS Catania, altra società che da tantissimi anni porta avanti lo sport, porta avanti il rugby. Diciamo che
in Sicilia il rugby è presente soprattutto a Catania, a Messina, a Siracusa da un po' di anni, a Palermo e a Ragusa. Queste sono le città che soprattutto hanno, hanno la più grande tradizione dell'isola. Poi negli ultimi anni si sono aggiunte delle altre province, ma le società che storicamente hanno dato un contributo alla crescita del, del rugby sono, sono appunto le province di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa e poi anche Palermo a fasi un po' alterne, però diciamo che ha quasi sempre avuto una discreta presenza nel rugby. Vediamo ancora questi bambini che si cimentano. Il rugby, dicevamo prima, il rugby ha valori educativi, ma spieghiamo in che cosa consistono, quali parlavamo prima, perché sono innanzitutto il rispetto dell'avversario, innanzitutto l'idea che bisogna andare avanti, conquistare campo rispettando l'avversario. E questo è dimostrato dal fatto che nel rugby si, ecco, vediamo una fase di organizzazione, un po' come capita spesso di doversi riorganizzare anche nella vita, avere bisogno di qualcuno, come in questo momento questi bambini stanno facendo, per riconquistare la palla e metterla, e quindi tanta fatica in questo momento per riconquistare una palla che poi verrà messa, una volta conquistata, a terra e messa a disposizione dei compagni. Siamo proprio nel cuore di un'azione di mischia. Adesso l'arbitro interrompe il gioco perché la palla non è più giocabile. Fa rispettare la distanza alla squadra avversaria, dà lo spazio per giocare. È così un'azione in progressione del numero 22, la palla ligata. A questa età ancora il rugby ha un attimino di personalismo, di individualità, ma man mano che si cresce i tecnici, gli allenatori introducono sempre di più delle regole, dei modi di gioco che coinvolgono l'intera squadra. Quindi pian piano che si cresce diventa sempre più uno sport di squadra. Avete visto un bellissimo passaggio di questo ragazzino che, dopo che è andato avanti, ha cercato e ha trovato il suo compagno, e quindi la meta, no, non è meta perché ha toccato la linea di fuori. Nel rugby, quando si tocca la linea, a differenza del calcio e degli altri sport, la linea non è fuori, nel rugby è già fuori la linea, la riga, per cui non è stata per questo motivo meta. Benissimo, allora sento che c'è fra poco una premiazione, adesso andremo a seguire anche questa fase. È il primo terzo tempo, il momento in cui nel rugby tradizionalmente ci si ritrova con gli avversari che non sono appunto avversari, ma si ringrazia di averci dato la possibilità di giocare e quindi si festeggia insieme. Al di là del risultato, finisce l'agonismo e si trovano davanti amici. Io ho 48 anni e ancora oggi, andando in giro quando si organizza qualche torneo anche di old, anche, ritrovo persone con i quali ho giocato e con i quali ho fatto sì partite, ma soprattutto ricordiamo i momenti del terzo tempo. Ancora il numero 4 del Bordonaro Messina che va a fare una meta, ma il giocatore del Catania non si dà per vinto, riprende la palla e vuole subito giocare. A questa età ancora ci può essere un po' di confusione perché, ripeto, anche i tecnici lasciano un attimino le regole meno pressanti, perché bisogna soprattutto invogliare la personalità, far uscire le personalità e le individualità.
Dicevamo prima Cus Catania presente, Cus Catania società storica della siciliana, che oggi è presente con tantissime squadre. Adesso ce lo dirà il responsabile, un uomo instancabile, Nino Puleo, che da sempre, da ragazzino mi ricordo, mai lontano dai campi da rugby, sempre presente quando si tratta di rugby in generale, ma soprattutto di Cus Catania. Allora parlaci, Nino, di questo movimento Cus Catania, di questo incontro con la realtà messinese e di questa tua attività e come vedi il rugby. Parla del rugby, che sai parlare. In generale io mai previsto parlare proprio di questa giornata. Noi abbiamo avuto in settimana delle condizioni meteorologiche terribili, incredibili, con danni enormi, però avendo preso l'impegno di essere presenti qua stamattina ospiti gli amici dell'Old Rugby Messina, abbiamo imposto ai genitori di essere presenti, però abbiamo avuto il piacere di avere under 6, under 8, under 10, under 12, quindi una bella macchia di rosso azzurro, e quindi poi fra l'altro ci avete fatto trovare questa bellissima giornata e questo ci fa molto piacere. A seguito avremo anche gli Old, quindi sarà una bella giornata oggi assieme a voi. La bella giornata non te l'abbiamo fatta trovare noi, ma la nostra Sicilia che ci può regalare questo. E dicevo prima proprio questo, parlavo del fatto che il rugby in Sicilia si può giocare tanto e sempre anche per queste nostre condizioni meteorologiche. Ti ringrazio. Buongiorno a tutti. È il trofeo dell'Immacolata, un trofeo di mini rugby. Guardate che spettacolo meraviglioso. Qualche tempo fa è stato coniato un modo di dire: il rugby è una partita a scacchi giocata sull'erba. Beh, oggi purtroppo manca l'erba, ma forse più in là ci sarà. Guardate questi bambini, gioco naturale per i bambini, cosa fanno quando sono piccoli, quando giocavano nei cortili, quando esistevano i cortili? Si rincorrevano, correvano, cadevano, si rialzavano, si riprendevano. Ecco, il rugby è questo, per i bambini è il loro gioco ancestrale, il gioco antico che noi organizziamo e rinverdiamo sempre. Adesso ci faremo una passeggiata, una carrellata, incontreremo qualche personaggio. Questa organizzazione è fatta dall'Old. Old naturalmente vecchi sono quelli che non sono più in attività, ma che hanno nel cuore ancora la passione di questo gioco, e non c'è età. I più giovani hanno 40 anni per arrivare anche ai 70, 75 e anche oltre. E per questo c'è un esempio che ve lo presento subito. È un ex grande giocatore, detto vecchio, perché lo vedete bene in faccia ed è vecchio e c'è poco da fare. Falvo D'Urso Gianfranco, come stai? Bene, bene. Che cosa ti porta oggi qua? Cosa mi porta? Io sono sempre stato a contatto con i giovani e ho fatto un po' di rugby a Messina, e quindi mi porta la volontà di vedere quello che si evolve nell'ambito messinese, e vedo che c'è qualche cosa di buono che state facendo voi vecchi, ma io sono vecchio, più vecchio di voi, quindi mi fa molto piacere. Poi la giornata è meravigliosa. Diciamo che questa è l'eredità che lasciamo da quell'opera iniziata 80 anni fa. Vabbè, non c'eravamo, lo so, per l'amor del cielo, ma chi prima di te, insomma, è un testimone che si passa di generazione in generazione. E da 80 anni, dagli anni 30 il piacere, oggi... il piacere è soprattutto vedere gente che è cresciuta attraverso le grinfie mie di Pasquale Zaffino, che sono qua, sono dirigenti a livello nazionale e che curano anche la progressione, magnifica progressione di questa gioventù che avanza. Grazie vecchio, grazie a te, un abbraccio vecchio. Ciao. E buona Immacolata, grazie. A proposito di Pasquale Zaffino, eccolo là, prendiamolo, e quel signore lì con la tuta vestito di blu. In abito da sera praticamente. Scusi, signor Pasquale, la prego solo un attimo. No, Pasquale no, bello, no, Pasquale meravigliosa. Non... No, soltanto un piccolo concetto.
Tu che cosa fai qua oggi? Che cosa fai tu oggi qua? Io cosa faccio? Sono un old. L'old Messina, e collaboro per cercare di propagandare il rugby soprattutto nelle squadre e le categorie minori, e oggi siamo qui appunto per organizzare un raggruppamento delle categorie under 6, della categoria under 8, della categoria under 10, la categoria under 12 e la 14 femminile che è già finita. Allora, quindi i vecchi che trasmettono ai piccoli. I vecchi ancora credo che possano trasmettere qualche valore positivo. C'è qualcuno che pensa in modo diverso, invece noi presenti, sempre presenti. Ieri abbiamo fatto una bella manifestazione al Palacultura, dove ci sono state diverse associazioni sia culturali e di solidarietà nei confronti dei bambini dell'Africa. E ci sono realtà a Messina che portano avanti questi discorsi, e in più abbiamo avuto ospite qui la Onlus Giorgia di Roma, del Lazio, che si prodiga per curare i bambini e cercare di creare un laboratorio dentistico in un ospedale. E se noi possiamo essere veicoli? E se noi possiamo essere veicoli? Siamo, e abbiamo coniugato felici. Lo sport con la solidarietà, perché uno dei principi del rugby credo che sia mi pare che è il connubio perfetto. Grazie Pasqualino. Ciao, Pasquale, grazie. Bello. Ciao. Grande giocatore di rugby. Vediamo, facciamo una passeggiata, vediamo di intervistare qualche altra persona, magari andiamo verso quel gruppo di genitori per vedere cosa pensano loro di questo sport, perché generalmente questo sport è stato criminalizzato negli anni passati, oggi la tendenza è diversa, come sport violento, i genitori non mandavano i figli a giocare a rugby perché preoccupati della loro incolumità. E adesso invece sentiamo, vediamo tanti genitori che accompagnano i figli, così come lo fanno per gli altri sport, anche per il rugby. Adesso sta diventando una situazione, una componente normale, giornaliera. Senta, lei c'ha un nipotino che gioca a rugby? Sì, si chiama Gregory. Ah, bene, bene. In quale squadretta milita? Lo sa o... No, non lo so, è quella scacchi, la marrone e nero. Ah, marrone e nero, allora sarà la CLC Messina, sì, probabilmente. Sicuramente. Che lei è di Messina? Sì. Ma lei è contenta che suo nipotino certo, gioca a rugby? Fa anche il calcio. Lei questo non la via a dire, signora, scusi, mi perdoni. Lei lascia stare il calcio da parte, se no che entriamo nella concorrenza. Comunque lei è uno sport che gli piace molto. E lei è convinta che è uno sport adatto per i bambini? Sì. Perché no? Ah, veramente, grazie, la posso baciare, quando... signora? Sì, grazie. No. Lei perché è qua stamattina? Io ho due figli, una... Due? Un under 10 e un under 12. All'ingrosso, praticamente. All'ingrosso. Lei dà roba... Figlia di genitori che giocavano a rugby. E scusa, potrei sapere il nome? Giada Perrone e Francesco Perrone. Ma che bello. E sta bambina gioca a rugby? Sì. Ma a te piace il rugby? Sì. No, guarda che fai, togliti il paradenti. Il paradenti. Non è una caramella, ti piace il rugby? Sì. Ma veramente? Sì. E da quanto lo giochi? Da un annetto. Da un annetto? Sì. Brava, complimenti. Signora, lei è contenta che... Tantissimo, tantissimo. No, è uno sport che li fa crescere. Ah, oh, che meraviglia, li forma. Li forma. E poi è uno sport naturale per certo. I bambini. Cadono, si rialzano, si rincorrono. Si devono rinforzare. Si strattonano. Sì. È normale, quello certo. Che facevamo noi quando eravamo bambini. Fanno loro e c'erano adesso. Gli isolati con i cortili. Sono oggi un po' più protetti. Ora sono un po' più protetti. Oggi purtroppo la tendenza invece è mettere una PlayStation in mano e farli stare zitti. La colpa è dei cortili che non ci sono più. Ha ragione. Grazie signora. Buona giornata, grazie. Continuiamo il nostro percorso. Oh, cosa vedo? Chi vedo? Un grande attore, musicista. È di ripiego rugbista vecchio, antico, anche lui, li porta bene, ma credetemi, ha un'età. Una certa età. Allora, ciao Pietro. Che mi dici, che funzioni hai oggi qua e che cosa mi dici di questa manifestazione? La manifestazione è splendida, perché vedere al campo... tanti ragazzi, a prescindere da ogni cosa, dei piccoli problemi,
è una soddisfazione immensa che non ha, no, non c'è nessun prezzo. E poi la giornata ci ha gratificato. La giornata abbiamo interpellato il nostro all'Immacolata e ci ha fatto questa fatto grazia, grande meno male. Grazie. Comunque è una giornata splendida e bellissimo. Soprattutto la cosa che mi ha portato, a parte il discorso che io sono un ex rugbyista, per cui sì, ma chi è qua al 99% è un ex. A prescindere da questo c'è anche un altro aspetto della cosa, la possibilità di dare un contributo ai bambini del Togo, perché sì, la manifestazione sì, è sponsorizzata. Ce lo spiegava già Pasquale Zaffino questa, sì. Acquistando una bella cosa. Con una cifra irrisoria di 5 euro. La possibilità di dare un contributo a chi sta peggio di noi, in questo caso ai bambini in Africa. Noi non abbiamo il numero 45505, no, senza no, numero. Semplicemente qua sul posto si dà questo piccolo contributo e si può acquistare un cappellino, una maglietta e quant'altro. Approfitteremo, tutto, tutto splendido. Grazie. Grazie, compare, grazie, grazie. E continuiamo, andiamo là che c'è un pezzo da 90, c'è un uomo pesante. Un uomo pesante, sì, 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 ecco qua. Allora ci avviciniamo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chiedo scusa, buongiorno, scusate se invado. Ecco, abbiamo qua di fronte a noi un pezzo da 90, non da 90 kg, un pezzo grosso, importante, un pezzo di storia del rugby messinese. Scusi signor Coco, signor Nuccio Coco, lei ci fa una dichiarazione, ci dice un'impressione, ci vuole dire qualcosa, ha un minuto di tempo, grazie. Buongiorno a tutti. Niente, cosa si può dire, è un giorno di festa, un torneo che racchiude l'attività agonistica e anche quello di solidarietà, un connubio che con il rugby si sposa perfettamente, la festa dei tanti bambini, ci sono almeno 250-300 bambini che sono venuti da Catania, da Siracusa, da Milazzo, da Messina e dintorni. E bella giornata nonostante le condizioni meteo dicevano che ci sarebbe stato brutto tempo, quindi tutto è dalla nostra parte. Ci stiamo divertendo, si stanno divertendo anche i genitori, cosa dire, che benvengono di questi tornei e che ad maiora. Grazie Nuccio, veramente gentile, vieni con me. Scusa, tu vuoi essere intervistato per caso? No, se vuole. Sì, io voglio, bisogna vedere se vuoi tu. Sì. Come ti chiami intanto? Leonardo. Leonardo come? Di Giovanni. Pensavo a Sciascia. Scusa, senti una cosa, ma tu da quanto tempo giochi a rugby? 4 anni. 4 anni, ma quanti anni hai? 11. Da quando avevo 8 anni gioco. Complimenti, bravo. Tu sei del CUS Catania. Con me. Beh, ma qua si è raccolta una folla. E allora, nome? Fabrizio Ferlito. Matteo. Sono Marcello Gualtieri. Mattia Farfante. Rosario Pellegrino. Giovanni D'Antone. E voi venite tutti da Catania? Sì, sì. Ma perché giocate a rugby? Perché è lo sport più bello del mondo. Ecco qua. Ecco qua, cosa avete visto? La passione me l'ha trasmessa mio papà. Perché tuo padre giocava? Sì, giocava a rugby. E come si chiama? Francesco Caradozzolo. E giocava a Catania? Dove? Va bene, non ha importanza se lo vediamo noi. E giocava a Catania? No, io non ho mai giocato, questo è il... Ah, questo è il primo anno? Sì, è... No, lei e il papà, si accomodi, prego, venga. Prego. Lei perché fa fare sport rugby a suo figlio? Perché al tempo lo facevo anch'io, quindi gli ho trasmesso questa passione. E poi, come ha detto uno dei ragazzi, è uno degli sport più belli al mondo. Errore. Lo sport più bello del mondo. Diciamo così. Siamo esagerati noi rugbyisti, è la verità. Va bene, grazie per... Prego, arrivederci. Per continuare questa tradizione. Ma che cosa state facendo? Si vince, si perde? Sì, abbiamo vinto ora, abbiamo fatto una partita contro i... ora non mi ricordo la squadra, abbiamo stata una partita durissima, abbiamo vinto di una meta, ma brava, partita allora, durissima. In bocca al lupo a tutti quanti, e divertitevi. Arrivederci, tu cosa volevi dire? Beh, cosa, sì. Che prima pareggiato 4-4. Ah, hai pareggiato 4-4, sì. Uno spettacolo allora, tante mete segnate. Alla fine siamo per perdere, ma però uno è uscito fuori dalla linea del gioco e quindi abbiamo pareggiato. Meno male, va, pareggiato. La prossima cerchiamo di vincerla. Ok. Ciao Gio. Dovete sapere che i bambini giocano, si divertono, gli allenatori e i dirigenti vogliono vincere. È così. Abbiamo degli altri personaggi che dobbiamo intervistare.
qui abbiamo dirigenti, tecnici, allenatori, che più ne ha più ne mette. Guardate che massa di rugbyista che c'è qua. Oh, caro signor Dasdia, come sta? Lei che cosa è venuto a fare oggi da queste parti? Io ero venuto per giocare, speravo di poter giocare con gli old, ma ho visto che ci sono soltanto bambini, quindi... Ma credo che più tardi ci sarà una manifestazione old. Voglio mandare i bambini a casa. Ah. Vediamo, speriamo di organizzarci. Comunque ho visto poco coraggio, si sono allontanati tutti, soltanto il signor Dasdia modestamente non ha paura di affrontare la telecamera. No, la televisione non... È iniziata la... No, è il secondo tempo. Ah, il secondo tempo, e quanto stanno, signora? 5 metri a 1 per la Logaritmo. Per Bacco, e qui sta Logaritmo. Il Logaritmo, questa squadra azzurra che vede alla mia destra, ah, mentre i rossi sono le Aquile del Tirreno. Aquile del Tirreno, bellissimo. Senta, mi vuole dare un'impressione della giornata, qualcosa? Intanto Antonio Sabeda, a parte che è un old, professore di educazione fisica, grande rugbista, rompicoglioni, no, questo non lo dovevo dire, scusate, poi lo tagliamo eventualmente, però è sempre, è rugby, è meraviglioso. Il rugby è anche questo. La giornata meravigliosa, ci ha graziato il tempo, credevamo, visto il maltempo di ieri lì a Catania, che non sarebbero venuti, però sono presenti sia il CUS, il Siraco. Diciamo che l'Immacolata ha fatto il suo dovere. Ha fatto il suo dovere, sì. Infatti abbiamo avuto pure i fuochi d'artificio qui. Li abbiamo sentiti. Perfetto, quindi tutto perfetto. Un po' lento a partire il concentramento. Vabbè, una volta ritardi, che si riscalda, adesso poi è nel sta vivo. Andando tutto bene. 9 anni, le due squadrette in campo sono il CUS Catania, perciò vengono da Catania per questa manifestazione, e la Logaritmo, che è una delle società messinesi che è altamente specializzata, diciamo, per la cura dei bambini, per la creazione di un vivaio che poi vanno a confluire nella unione di tutte le altre squadre, la CLC Messina. Adesso sta per iniziare, ecco qua, è una rugbista della prima ora, una niente proprio di meno titolare della nazionale, capitano della nazionale italiana, e oggi conserva una importante funzione a livello federale per quanto riguarda il rugby femminile. Lei, scusi, in seno alla federazione che incarico ha? Oggi sono manager nazionale femminile e tecnico di sviluppo per la Sicilia, tutto settore femminile. Se si potesse dire, diria minchia, non si può dire. E senti, che mi dici di questa manifestazione? Ce ne fossero di più, sarebbe molto più costruttivo, più verifiche per i bambini, è una festa e deve essere così per i bambini. Avessimo pure il Prado. Lo dicevo poco fa, che negli anni 70 si coniava quella famosa frase: il rugby è una partita a scacchi giocata sull'erba. Noi speriamo nel prossimo futuro, pare che ci sia un'autorizzazione a completare questo campo per fare il manto sintetico e le tribune, dovremmo così avere un impianto degno di tale nome. Dopo 80 anni di rugby forse ce lo possiamo anche permettere, hanno diritto di giocare. I grandi ormai abbiamo iniziato sulla terra e possiamo. E la dimostrazione che ormai questo sport è così importante per i bambini, perché a parte la presenza, immaginate se qui fosse un campo in erba con una strada d'accesso adeguata, ma qua non so se oggi bastavano gli spazi per contenere la gente. No, l'avremmo riempito di più. Bella, grazie Campanella. Grazie a voi. Ecco, iniziamo, mamma mia. Ecco, quella è la figlia di Campanella. E questa ragazzina con i capelli lunghi. Ecco, c'è un ingaggio, si contendono la palla. Palla rubata. Questo si invola. Meta. Ah, complimenti. Il nostro arbitro Maurizio Costantino, l'uomo, l'arbitro più importante della Sicilia e dintorni. Guardate, aveva tutti i stemmi da FIR, cose, Italia. Questa è gente importante, non è? E tutti i prodotti messinesi che vengono da rugby, che è zia Andio, anch'io ho collaborato a creare, se mi è concesso a affermare. Dici una bella cosa, dici qualcosa, per favore, Costantino. Niente, godiamoci questa bella giornata, di sole che di sport, penso che sia abbastanza divertente e speriamo che aumentino sempre, che ce ne sia sempre di più. Senti, ma una bottiglia di vino Doc Faro quando me la porti?
nelle nostre, nel nostro punto vendita. Ce ne abbiamo... Perché dico questo? Perché Costantino è? Io insegno al Cuppari, l'Istituto Tecnico Agrario di Messina, e quindi produciamo il Faro Doc, il San, San Placido Faro Doc. Ecco, in questo momento perciò si svolge una partita under 10 tra una squadra di Catania e una di Messina, e i derby si ripropongono sempre. Ecco, c'è una bella incursione di sto ragazzo con i capelli biondi che va avanti, ecco l'appoggio, viene, c'è stato un fallo, va bene, gioco fermo. C'è un calcio di punizione per il CUS Catania, battuta veloce e va a segnare la meta, bello, ecco. Che più appassionati sono i genitori, i tecnici e gli allenatori che stanno fuori dal campo. Per logaritmo, rubata la palla, questa è la figlia della campanella, è la figlia della campanella, palla non ne passa, mannaggia, battuta in avanti, forza. Ecco, non si può placcare al collo e viene punito con un calcio di punizione, perché questo sport ha delle regole precise, bisogna mantenerle. Placcare al collo significa poter fare male e allora viene sanzionato con un calcio di punizione. Si può placcare magari al petto, alla cintola, alle gambe, ma non al collo. Oh. Ecco, pallone è andato fuori la linea di pallone morto, la troppa fretta, è andato in avanti ma è stato graziato dall'arbitro. Ecco sempre il ragazzino con i capelli biondi, molto dinamico, palla non ne dà, invece questo è un gioco corale, bisogna trasmettere la palla, cercare l'aiuto del compagno, perché da soli non si può arrivare da nessuna parte. Ecco ancora sta palla contesa. Ecco, Andrea ha rubato una palla e ha fatto una meta, e chiediamo anche al signor Raimondi un'impressione di questa giornata. Per favore, lei non si allontani, che appena c'è un microfono scappate, pare che aveva Marugna. Sia bravo, perché anche lei dovrà dire la sua. Signor Raimondi, ci dà un giudizio su questa manifestazione? Bellissimo, dalla 6 alla 12 la femminile e poi gli old. Ne vorrei una alla settimana di queste manifestazioni. Non c'è un campo disponibile, adagio, con calma. Vabbè, dico, se ci fossero gli impianti, questa base si potrebbe allargare di molto. Eh sì, infatti di questo parlavamo, abbiamo fatto anche un piccolo cenno sulla struttura, ma speriamo che nel prossimo futuro la vediamo in modo completamente diverso. Speriamo. Scusi, lei. Salve, 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 sono Roberto Lore. Ah, pensavo salve. Che si chiamava Salve. 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 Siete, ma lei che cosa è? Che cosa fa nel rugby? Nel rugby io so una mano a tutti. E in più faccio ordine insieme a Matteo Capodici la prima squadra. La CLC. La CLC. Questa Messina squadra rugby. Che mi pare che corre il rischio di andare a fare i playoff. Lo corriamo questo bel rischio, siamo contenti di correre questo bel rischio. Ma lei lo rischio. Sa che se questa squadra dovesse arrivare in Serie B si avrebbe uno scenario disastroso? Perché disastroso? Io penso che sia un ottimo risultato. Come risultato ottimo, ma la prospettiva di andare a reperire fondi così importanti per fare un campionato così. E li facciamo questi sacrifici. L'importante è arrivarci, è vero? Li facciamo. In bocca al lupo, grazie. Beh, io finisco qui, vi ringrazio per la vostra attenzione, è stato un piacere parlare, decantare, parlare di rugby, parlare di bambini, parlare di sole, parlare di campo e di quant'altro. Beh, che cosa possiamo dire? Alla prossima, grazie. I just want that cool, cool James Dean blues. Smoking all the cigarettes, smoking mirrors all around you. City lights can never find you.
Wake me in the night time, flashing little lights. Pick me up and take me to a place far from the buzz. Nobody will know but us. Open up your universe, diamond in the sky. Tell me how to run like you. Show me what you are. Butterflies to fireworks when we come alive. Let me give a piece of you. I just wanna fall, fall deep in your arms. Hold me like a sweater when the night is cold around us. Leaving everything behind us. Keep me in your fast car, we can drive far. I will stay forever if you say it's you and I. All the way you and I. Open up your universe, diamond in the sky. Tell me how to run like you. Show me what you hide. Butterflies are fireworks when we come alive. Let me give a piece. Buscema, Siracusa Rugby. Siraco è sicuramente una persona che ha portato avanti per anni, io me lo ricordo da sempre, il rugby a Siracusa. Nelle difficoltà di un'altra delle città in cui il rugby ha una tradizione, ma come da tutte le parti, raccontaci com'è il rugby a Siracusa, com'è organizzare questo sport a Siracusa. Sei presente qua e significa che ci sei, che esiste questa realtà, ma raccontaci tu. Dai, i tempi adesso sono un po' cambiati rispetto a qualche anno fa, ci sono state grosse difficoltà sia dal punto di vista logistico, insomma reperire i ragazzi con le scuole è sempre difficile. Comunque adesso ci stiamo muovendo abbastanza bene sul territorio, in quanto abbiamo la struttura che ci permette di allenarci con continuità. Siamo a campo scuola, al centro di Siracusa, vicino al Teatro Greco, quindi questa è una cosa positiva. Abbiamo allargato il giro dei tecnici, in quanto da prima da solo era impossibile riuscire a fare tutto. Adesso c'è un bel gruppo di ragazzi che lavorano costantemente, anche con le scuole, devo dire, e i risultati si stanno vedendo, a prescindere dai risultati della prima squadra, che non è, per noi non è un obiettivo, è chiaro, è un obiettivo mantenere la squadra in Serie C, ma quello che conta sono praticamente, ecco, quello che stiamo vedendo qua. Dovremmo fare più manifestazioni di questo tipo, all'insegna del divertimento, del bel gioco, anche se non c'è gioco a volte, però l'importante è che i ragazzi escono da qui soddisfatti e che si sono divertiti. Più di questo. Quindi Saro, in pochissime parole hai detto, una città di Siracusa che esprime tanti ragazzini, che esprime una prima squadra se non ancora ai primissimi posti, ma soprattutto un'attività di tanti anni che adesso ti lascia più soddisfatto rispetto prima, perché in una zona migliore. Ma mi chiedo, ma dopo tanti anni perché ancora rugby? Che cos'è questo rugby? Ma perché si deve fare questo rugby? Beh, io sostengo che il rugby non è uno sport, è uno stile di vita,
Questo è il mio principio e per molti dei miei coetanei è questo qua. Il rugby, oggi siamo qua non solo con i bambini, abbiamo portato anche la old. Per cui il rugby, dicevo prima, è uno stile di vita che ti permette di muoverti sotto certi aspetti e fare tanto per tutti. E nel siracusano, ripeto, è stato dura, inserissimo, adesso ci riconoscono come realtà e questa è già la cosa più bella. Ti ripeto, la cosa più che mi gratifica di più è quella che io adesso guardo dall'alto, se così posso dire. Cioè ho dei ragazzi che si gestiscono sia la prima squadra, sia le under, sia la femminile. Ecco, io sto dando una mano soprattutto alla femminile in questo momento, che è l'ultima nata della casa Siraco. Infatti domenica facciamo il terzo torneo e andiamo a Ragusa, quindi vuol dire che il movimento è attivo e cresce di giorno in giorno. Quindi questa è la cosa più bella, fare sport. Perché lo faccio? Perché fa parte, secondo me, del DNA oramai. Infatti, fa parte del nostro DNA, perché chi ha fatto rugby come me, io ho iniziato a 16 anni, quindi nel lontano 71, qualche giorno fa, quindi penso che il rugby debba essere continuato e portato avanti da tutte queste belle persone. Quindi, come nel nostro stile, avanti a piccoli passi, ma sempre organizzazione è sempre avanti, sempre, giusto? Non mai fermarsi. Grazie Saro. Un genitore di una piccola, mi sembra piccola, rugbista. 12 anni. Ma perché rugby? Ci sono tanti sport, mi pare già da qualche anno che la vedo, la ragazzina, 4 anni, nei campi da rugby. Perché rugby e non un altro sport? Allora, il rugby perché è un altro sport? È una bella domanda, perché tutti gli sport sono belli, però il rugby crea comunità, crea compagni, crea regole che sono importanti sia nello sport ma soprattutto nella vita. Grazie, la testimonianza, una delle tante di un genitore che si impegna, che fa sacrifici, perché logisticamente raggiungere Papardo non è facile. Sì, racconta. Vari allenamenti, 3 volte a settimana, 2 ore e mezza al giorno per 3 volte alla settimana, allenamenti, pulizia delle scarpette, ma già ci pensa lei è una ragazza intanto, è Carlotta, ci pensa lei a ordinare, a farsi il borsone, pulire le scarpette, le regole che dà il rugby le porta anche a scuola, le porta nella vita, con i compagni. Rispetta i compagni e gli amicizie, è importante. Quindi impegno, sacrificio non solo da piccoli rugbisti ma anche da genitori, perché siamo sempre di più a credere in questo sport e in questa disciplina. Grazie. Prego, grazie a voi. Una panoramica a quello che per noi è il cuore della nostra struttura, la Clubhouse, che per quello che abbiamo detto prima, per i terzi tempi, è fondamentale. Qui c'è una panoramica e una storia di quello che è stato il rugby messinese, di quello che è il rugby messinese. Ci avviciniamo alle foto di alcuni dei nostri nazionali, di quei giovani che nella nostra città hanno vestito la maglia della nazionale, Natale Duca, Massimo Spadaro, Francesco Vento, Vincenzo Barbucci, alcuni di loro ancora giocano in Serie A, ancora alcuni calcano i campi al nord delle Serie A, qualcuno purtroppo, lo voglio ricordare, come Costantino, questo giovanissimo talento non calca più nessun campo perché un incidente ha tolto alla vita, un incidente di auto, ricordiamo anche lui. E varie immagini di una galleria che per noi è l'anima, l'essenza, la storia di una comunità. Molti di questi uomini sono qua ancora fra noi, sono ancora fra noi che lavorano, che si impegnano per questo sport in un luogo che vogliamo sempre migliorare e a cui ci teniamo tanto. Siamo proprio nel cuore di questa struttura e naturalmente parlavamo del terzo tempo e qui tutto quindi è pronto per questo momento. Già alcuni ragazzini
lo hanno fatto, sono venuti a consumare la loro colazione, per loro, per i ragazzini la colazione, per i più grandi sarà un pranzo, all'interno appunto di questa struttura, la Clubhouse. E adesso non poteva mancare quella parte di manifestazione solidale, questo taglio solidale che già da ieri ci ha visto nell'incontro del Palacultura tutti insieme a presentare il progetto di nostri cugini rugbisti romani, cugini perché con loro e con da rugbisti ci siamo tante volte incontrati, abbiamo incontrato le loro società che ora svolgono un ruolo importante nel mondo del volontariato, portano avanti dei progetti in Africa e noi stiamo dando una mano. Avete visto sicuramente la locandina che è appunto il sostegno, da quest'anno la Old Rugby ha voluto sposare una causa sociale, una causa umanitaria, e sta dando manforte a questo progetto della Georgia 2009, una Ollus che organizza un laboratorio odontoiatrico, ne ha già fatti diversi, adesso il prossimo in Togo lo farà anche con il nostro supporto attraverso un'iniziativa che è adotto un grembiulino, appunto, che darà la possibilità intanto a dei bambini di avere una divisa, un grembiule nella loro scuola, ma i soldi dell'adozione andranno a essere devoluti totalmente alla stessa missione. Sentiamo i responsabili di questa Onlus, che sono qui e da due giorni che sono a Messina, sono venuti a trovarci per rappresentare il loro progetto e sentiamo uno degli ispiratori che è Giancarlo Franzin, il presidente dell'associazione Georgia 2009, e ci parlerà appunto di questa iniziativa. Prego. Allora, io ti ringrazio voi e ringrazio il Messina che ci sta ospitando. Stiamo vivendo praticamente un'esperienza fantastica, ci stanno veramente aiutando questi ragazzi, non a caso sono rugbisti. Ora, parlare e sintetizzare l'opera di Georgia 2009 in pochissimo tempo, io ci provo, non so se ci riesco, ma Georgia 2009 è un'associazione di volontariato odontoiatrico che svolge la propria opera principalmente in Africa e la rivolgiamo a quelle fasce di popolazione che non hanno nessuna possibilità di essere curati se non attraverso strutture come quelle che noi andiamo in genere ad operare. Lo facciamo attraverso la costruzione di ambulatori odontoiatrici con annessi piccole postazioni per odontotecnico e la maggior parte della nostra opera è basata non tanto sull'assistenza quanto sulla formazione. I nostri progetti hanno un inizio e debbono assolutamente avere una fine ben determinata, e quando noi andiamo via queste strutture debbono poter andare da sole, si debbono poter sostenere, e il personale del loco che noi andiamo a formare dovrà essere in condizione di poter fornire delle cure odontoiatriche di base. I nostri progetti che finora abbiamo praticamente realizzato sono in Uganda, a Luweza, a 18 km da Kampala, e a Kimbondo, a 20 km da Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Stiamo praticamente partendo, c'è una grande novità, oggi abbiamo avuto una notizia fantastica, ci hanno dato il consenso per poter partire per il nuovo progetto in Togo. A gennaio, è una novità, il nostro nuovo associato Fortunato Oteri, che è praticamente il promotore di questa iniziativa, è un rugbista, è di Messina, è il capitano del Messina Old, e lui verrà con noi, lui fa parte della nostra associazione, e io spero di vederci il prossimo anno e di poter continuare la nostra storia e la nostra testimonianza. Grazie a tutti quanti voi.
grazie a voi per la vostra presenza. Messina ha una tradizione di solidarietà, ahimè, solidarietà spesso ricevuta. Noi siamo una città che ha subito tragedie, ha subito il terremoto, e da quelle circostanze abbiamo avuto tanta solidarietà dal mondo, per cui forse per questo, quando c'è da darla la solidarietà, siamo sempre pronti a farla. Pensiamo di avere fatto una cosa buona, e come dicevi prima, esce dal mondo del rugby, che è un mondo solidale, che è un ambiente solidale, e questo cerchiamo di trasmettere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e agli adulti o agli anziani come me, che ancora vogliono essere in questo ambiente. I'm not hiding, I have my mind made up, I have my mind made up.